Buonasera, 15 minuti di grande aggressività abbiamo visto all'inizio, poi che cosa si è inceppato nei meccanismi? Perché poi insomma, abbiamo visto che il Picerno ha preso le misure e il Foggia un pochino non è stato pericoloso. All'inizio abbiamo visto che c'erano tante idee, c'era tanta aggressività, ma poi piano piano la squadra si è un po' sgonfiata. Cosa è successo? Ma non sono d'accordo completamente con questa disamina. La squadra ha iniziato bene, poteva fare gol, poteva raddoppiare. E poi è normale che la squadra avversaria organizzata prenda le misure. Abbiamo fatto un grande errore sul loro primo gol. Abbiamo cercato di rimettere le cose a posto. Siamo andati un po' in confusione perché secondo me andare sotto nel primo tempo non lo meritavamo. E poi la squadra, ripeto, ha avuto qualche problema, soprattutto nelle uscite. È trovata una squadra molto aggressiva, l'arbitro secondo me gli ha permesso tanti falli, secondo me da giallo, e se non ammonisci mai è normale che la squadra ti gioca sempre così. Lo sapevamo che il Picerno era una squadra organizzata, che giocava un buon calcio, nonostante la sconfitta di Catanzaro e i 4 gol presi, abbiamo visto che comunque ha fatto soprattutto un grande primo tempo, nonostante i 3 gol presi, quindi è una squadra che comunque gioca, ha un'identità. Però oggi nel loro campo, secondo me, qualcosa gli si è concesso. E però la partita si è messa perfettamente come volevano loro, per quanto riguarda le ripartenze, le situazioni, diciamo, di lavorare sulle seconde palle. Noi avevamo bisogno di fare azioni pulite, perché comunque dovevamo costruire, dovevamo rifinire, dovevamo concludere, mentre loro in ripartenza hanno giocatori, secondo me, perfetti per ripartire. Hanno creato qualche difficoltà. Nel momento in cui dovevamo rientrare in partita abbiamo preso un palo, abbiamo visto il portiere loro parare due situazioni incredibili. Loro hanno fatto su un calcio di rigore e su una punizione, secondo me abbiamo anche lì commesso degli errori. Ci portiamo a casa questa sconfitta e naturalmente sappiamo che dobbiamo migliorare e che non ci sta bene. Buonasera, ho visto meglio il Foggia nel primo tempo piuttosto che nel secondo, mi sarei aspettato un altro tipo di reazione, forse un po' più di concretezza, ecco, forse molto spesso mi è mancato, mancato qualche cosa. Il dato però globale è che in due partite il Foggia ha subito 6 gol e questa è la cosa che la fa preoccupare di più. Sì, mi fa pensare, è normale, non sono abituato a questo, sicuramente c'è ancora tanto da registrare, sono situazioni che non mi piacciono perché spesso facciamo giocare gli avversari in campo aperto, in una partita complessivamente molto equilibrata non c'era bisogno di andare all'arma bianca, nonostante il primo gol preso, quindi la partita si può mantenere sempre sull'1-0 comunque fino alla fine, poi secondo me qualcosa succede, così come è successo, perché noi abbiamo cambi per poter giocarcela fino al 90esimo. Ripeto, nonostante il Picerno sia una buona squadra, il loro campo, loro sono abituati a giocare qui, però ripeto, è una cosa sulla quale sicuramente dovremo lavorare. Mister, buonasera. Certo. Davvero, siamo ancora nelle primissime battute, 2 giornate appena si sono disputate, però insomma, un avvio così traumatico non se l'aspettava probabilmente nessuno. Come si esce da un momentaccio così? Con tranquillità, serenità, col lavoro, perché dovete sapere che anch'io sono molto incazzato. Cioè, non pensate che io sia qui a difendere la squadra, chissà che cosa. Io sono incazzatissimo, perché noi lavoriamo tanto, lavoriamo tantissimo. Non pensate che giochiamo alle belle statuine. Quindi sono molto arrabbiato e molto incazzato con me stesso, col mio staff e con la mia squadra. Perché col suo staff, mister, di Con tutti quanti, tutti quelli che lavorano nella squadra, devo essere incazzato con tutti e soprattutto con me stesso. Perché vuol dire che qualcosa stiamo sbagliando. È evidente, i giocatori stanno sbagliando qualcosa, l'allenatore sta sbagliando qualcosa, lo staff sta sbagliando qualcosa, tutti quelli che lavoriamo oggi per il Foggia stiamo sbagliando qualcosa.